Nel dare il buongiorno e il benvenuto a tutti i partecipanti, con non poca emozione do inizio ai lavori del convegno che ci vede qui oggi insieme, Intercultura e non violenza, possibili strade di pace. Come avete tutti letto, come già sapete, dalla cartellina, dagli inviti che vi abbiamo inviato, il convegno è promosso dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna in collaborazione con il CDLEI, il Centro di Educazione Interculturale del Comune di Bologna, ma nato da una convenzione già da tantissimi anni, quasi 16 ormai, una convenzione fra l'amministrazione comunale e provinciale, gli assessorati e scuola, e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e l'allora provveditorato agli studi. Non ho bisogno assolutamente di rubare tempo, perché la giornata è molto densa e mi auguro significativa per tutti noi. Ci tengo però a ricordare che la scelta del 18 dicembre per noi è estremamente importante, perché il 18 dicembre, già dal 1997, è stata dichiarata la giornata internazionale dei migranti dall'ONU. Eppure è una data poco diffusa, poco conosciuta. L'ONU ci invita, chiede a tutti coloro che lavorano nella scuola, nel sociale, ma a tutti, anche come a tutti noi, come anche come cittadini, di invece far conoscere, beh, forse in tutte le giornate dell'anno, ma diciamo in questa giornata particolare, di far conoscere da una parte quali sono i diritti umani e i diritti dei lavoratori migranti, e dall'altra di ricordare tutti insieme quanto milioni di persone, milioni di migranti, quanta ricchezza, quanto lavoro, quanta cultura portino nei paesi d'accoglienza. E da questo insieme, da questo che noi amiamo chiamare, da questo meticciamento culturale, è che ci aspettiamo appunto che nasca questa nuova umanità, ci direbbe il nostro antropologo De Martino. Obiettivo ultimo del convegno è anche quello di ripensare, a partire da oggi, e quindi nelle parole, nella discussione, nelle relazioni di politici, di storici, di amministratori, di cittadini immigrati, di esperti nel campo dell'intercultura, l'auspicio, ripeto, è che si possa insieme, tutti insieme, pensare e ripensare anche alle pratiche locali e nazionali, nell'auspicio, nella fiducia che possono essere sempre di più improntate alla prevenzione, sempre di più improntate al riconoscimento dei diritti, alla valorizzazione, al riconoscimento delle differenze culturali, religiose, di tutti e di ciascuno. Io vi lascio con l'augurio per tutti noi che la giornata sia veramente proficua anche di sviluppi futuri, e chiamo al tavolo i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali che ci porteranno il loro saluto, la professoressa Matilde Calarigalli che presiederà la prima sessione, e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, quindi l'Università di Bologna, tutti i collaboratori del CDLEI, la segreteria organizzativa e naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmio, che grazie a un proprio contributo ha permesso di realizzare concretamente l'evento a cui oggi assistiamo. Grazie. Buongiorno a tutti. Come ha detto la professoressa Miriam Traversi, io mi chiamo Matilde Calarigalli ed è il mio compito coordinare i lavori di questa mattina. Come prima cosa anch'io voglio ringraziare
le istituzioni che hanno reso possibile questo nostro importante incontro. Voglio aggiungere però un ringraziamento alle istituzioni che già sono state nominate da Miriam Traversi, un ringraziamento a chi ha avuto l'idea, l'ideazione, l'organizzazione, l'articolazione di questo convegno, cioè al professor Antonio Genovesi. Ora passo a dare la parola a Maria Virgilio, assessore al Comune di Bologna per la scuola, la formazione e le politiche della differenza. Io vi ringrazio di avermi chiamato a questo convegno che reputo un convegno non di facciata, ma di incontro reale, di scambio fra posizioni che portano una loro esperienza diversa, in campi diversi e su temi che cercano di mettere in luce l'incrocio, no? Che c'è dietro interculture e non violenza, due modalità però per arrivare a un obiettivo che è quello della pace. È vero, noi dobbiamo trovare le strade per arrivare ha un obiettivo così importante come quello della pace e vedo che anche nell'intreccio delle relazioni e nella strutturazione delle tavole rotonde anche la considerazione della solidarietà sociale e di quell'altro aspetto che è la povertà, perché dietro interculture non violenza e come frattura rispetto alla pace credo ci sia anche quest'altra parola che va evidenziata e che giustamente nell'ordine viene messa in luce e che voglio chiamare anche più espressamente appunto come povertà. È vero, la data del 18 dicembre è una data poco conosciuta, però guardate per esempio più conosciuta quella dell'infanzia, perché? Perché si è lavorato molto su quella dell'infanzia. Ma pensiamo anche per esempio alla strada che ha fatto il 25 novembre, la giornata contro la violenza alle donne. Fino a 4 anni fa non la si celebrava nemmeno praticamente. E invece negli ultimi 3 anni ha assunto invece un valore. Questo vuol dire che anche momenti simbolici, se corrispondono a esperienze fatte, a esperienze vissute, e chi si fa carico di quelle esperienze ritiene di poterle porre in evidenza e trasforma il momento simbolico in un momento significativo. Io credo che su questo cambiamento sia possibile. Per esempio questa delle donne è molto importante. Io ho apprezzato anche che, ma non dubitavo, che gli amici che hanno, e le amiche che hanno organizzato questo convegno non dessero spazi anche a voci di donne. Io credo che su questi temi, intercultura, non violenza, pace, povertà, la parola delle donne sia una parola particolarmente significativa, proprio perché nasce dai loro vissuti, nasce dalle relazioni che le donne hanno saputo porre in essere. Quindi io sono proprio lieta di poter dare il via insieme ad altri amiche e amici qui delle istituzioni a questo incontro. Qual è l'aspetto che mi sembra di dover porre in luce? Proprio l'unica riflessione che voglio fare è il ruolo dell'ente locale su questo. Io credo che l'ente locale, al di là di farsi portatore in proprio di esperienze, di valorizzare momenti agiti e gestiti in proprio, debba piuttosto svolgere un ruolo di valorizzazione di esperienze che sono già nel sociale. Allora io ritengo importante su questo, uno, la struttura del CDLEI, che è una struttura che è già presente presso il settore istruzione, ma che trova una collaborazione di università, provincia e autorità scolastica, oltre che ovviamente il Comune di Bologna. E questo è un momento, stiamo innovando su questo, perché vogliamo che, proprio per quello che dicevo prima, vogliamo anche dargli una forma che sia maggiormente, una forma anche giuridica, anche, che sia maggiormente in grado di rispondere a questa esigenza. Penso a altre iniziative come l'Osservatorio sulle differenze che abbiamo aperto
presso appunto l'area servizi alla persona, alle famiglie, alla comunità e politiche delle differenze. Un osservatorio sulle differenze che come suo primo impegno ha avuto quello di svolgere una ricerca sugli immigrati di seconda generazione nelle scuole a livello regionale. Questo è stato frutto di una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e abbiamo presentato la ricerca, molto interessante, perché ovviamente qui si tratta sempre di prendere dei punti di vista e poi questi punti di vista portarli fino a cogliere quelli che sono tutti i problemi. Prendi il punto di vista, il filone, il binario intercultura, prendi non violenza, prendi povertà, prendi immigrazione, prendi quello che vuoi, poi arrivi a vedere famiglia, scuola, il rapporto con le famiglie, come gli adolescenti, le varie generazioni. Io credo che se si vivono nel modo più autentico e corretto tutti questi valori, che noi parliamo sempre appunto le differenze, in realtà la trasversalità è un modo poi di arrivare sempre al cuore del problema, che io credo qui sia giustamente indicato come la pace. La pace inteso nel senso più ampio. Allora in questo penso che il ruolo dell'ente locale debba essere quello di mettere insieme i lavori delle associazioni, anche sull'alfabetizzazione. Ci stiamo muovendo perché l'alfabetizzazione non sia tanto che noi facciamo, il comune fa i suoi corsi, ma vedere di mettere insieme, di portare a sistema quello che le varie associazioni stanno facendo. Anche io penso che questo sia un approccio che ci può aiutare rispetto a queste modalità e a raggiungere un obiettivo così spesso utopistico, ma che io penso invece che possa anche che debba diventare un obiettivo invece concreto, già, come dire, nell'immediato, già nella nostra vita, non pensando alle generazioni future. Cominciamo intanto a partire da noi, che credo sia sempre un bel messaggio proveniente dalle donne, che è significativo quando si parla di cose alte. Grazie. Io ringrazio l'assessore Virgilio anche per le proposte concrete con cui ci ha confrontato. Do ora la parola a Monica Donini, Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Porto chiaramente i saluti dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna a tutti voi, ma anche un'idea di appartenenza. Visto i contenuti del vostro convegno e di questo seminario, le cui conclusioni ci interessano moltissimo, proprio perché non siamo convinti, e parlo in questo caso a nome di un'istituzione che formalizza questa convinzione nei contenuti del proprio statuto regionale, che il nuovo profilo politico-istituzionale, il senso stesso di esistere nel nostro caso come livello appunto regionale, passa dall'assunzione piena della responsabilità sui temi della pace, della non violenza, della inclusione appunto sociale, che per noi, ripeto, appunto è finalità statutaria. È un modo anche per valorizzare quel potenziale che il livello regionale ha rispetto per esempio al livello statale, che è la prossimità ai cittadini e quindi la possibilità di sperimentare direttamente tutte e tre le attività che per esempio l'Assemblea Legislativa ha costituzionalmente, che sono quelle dell'indirizzo, del legislativo e del controllo, creando anche un sistema di relazioni con i territori, di rete, che è quello sul quale stiamo lavorando da anni, che ci consente appunto pure di valorizzare il protagonismo dei tantissimi attori che nel sistema che dovremmo appunto creare, quello che ci consente di fare il salto di qualità di civiltà, appunto è per noi importante e fondante del sistema costituito dagli enti locali, dal Virgilio appunto prima lo diceva nel suo saluto, è il rapporto costante con gli istituti di ricerca e con l'università, è questo mondo straordinario di associazionismo, di movimento, di protagonismo sociale che la nostra regione negli anni appunto ha manifestato e che
punto di vista, è dimostrato efficace in molte occasioni proprio perché sta sul campo fronteggiare e affrontare appunto i temi di cui oggi appunto si discute. E proprio nella piena assunzione di responsabilità la nostra regione appunto ha legiferato sull'immigrazione. Una legge regionale che è una legge di un paio di anni fa che ha superato un conflitto anche pesante in corte costituzionale, un conflitto dal quale siamo venuti fuori positivamente, nel senso che abbiamo una sentenza che peraltro ci aiuta perché fa giurisprudenza e aiuta a definire ancora meglio così, i confini di competenze su un compito, su un ambito come questo, che il livello delle regioni ha e può esercitare appunto fino in fondo. Una legge grazie alla quale, con la sua attuazione, abbiamo un piano regionale sull'immigrazione. Adesso io non voglio fare più degli elenchi, perché poi ci sarà chi può raccontare anche meglio, più in dettaglio, che tipo di iniziative assumiamo. Ma un piano che funziona nella misura in cui c'è una corresponsabilità, no? C'è una relazione appunto diretta, non c'è un approccio verticista su un tema di questo genere che non può, ripeto, appunto, produrre dei risultati di efficacia, se i risultati sono quelli di un pieno riconoscimento di diritti di cittadinanza, per esempio riferito ai cittadini migranti. Ricordo che la legge regionale dell'Emilia-Romagna parla di presenti sul territorio regionale e attribuisce ai presenti anche stranieri sul territorio regionale il diritto ad accedere ai servizi di assistenza e ai servizi sanitari sui quali appunto la regione ha una potestà, diciamo appunto in forma esclusiva. E dicevo appunto questo, l'efficacia del risultato appunto del pieno riconoscimento e delle esigibilità di conseguenza di tutta una serie di diritti sta appunto nella corresponsabilità, no? Proprio di chi a livello di territorio è più vicino ai luoghi in cui emergono direttamente appunto i bisogni. Ed è per questa ragione appunto che abbiamo anche istituito l'Osservatorio regionale sull'immigrazione, la consulta regionale appunto sull'immigrazione, che chiediamo di poter appunto così avere un ruolo sulla base delle competenze attribuite a livello delle regioni anche rispetto ai CPT, ai due centri, ai NEP che abbiamo, mi permetto di dirlo anche qui forte del ruolo istituzionale, perché l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna con un suo documento di indirizzo ha chiesto, anzi ha dichiarato conclusa sul territorio regionale l'esperienza dei CPT, no? Chiedendo appunto il loro superamento, quindi sono qui a dirlo non per sensibilità diciamo personale, ma proprio perché voglio rappresentare complessivamente la posizione appunto politica e istituzionale assunta dall'Assemblea Legislativa e di conseguenza appunto della Regione. E più appunto abbiamo bisogno di riuscire a procedere in questo percorso di attuazione della nostra legge regionale dell'immigrazione, del nostro piano triennale, con una collaborazione forte con tutti i livelli, con tutte le istituzioni, con le prefetture, per esempio di questa regione, con le quali abbiamo, come dire, aperto una discussione dialettica proprio per acquisire, soprattutto sul CPT, una serie di informazioni che la nostra legge regionale ci chiede, no? Di acquisire, no? Per attivare una sorta di monitoraggio sul loro funzionamento e sull'effetto, no? Che produce la loro esistenza sui territori. Abbiamo bisogno di un rapporto diretto, per esempio appunto con le istanze statali, il governo, e oggi per noi è importante il passaggio qui del ministro Ferriero, che non solo verrà a fare un intervento in questo convegno, ma passerà l'intera giornata nella nostra regione in sala polivalente, perché è prevista un pomeriggio di intenso lavoro per noi, no? È stata prevista un pomeriggio di ascolto. Tutte le realtà del nostro territorio che si occupano insieme alla regione, che sono in collaborazione, in corresponsabilità con il livello della regione sui temi dell'immigrazione, avranno l'occasione di potersi rapportare direttamente con il ministro per fare conoscere
in che modo noi funzioniamo, quali sono le nostre progettualità e di conseguenza quali sono anche i nostri bisogni, no? E quindi dalla conoscenza e dall'informazione, con una relazione che è diretta, chiede appunto che le iniziative del governo siano in qualche maniera appunto coerenti a supporto, a sostegno dell'intensa progettualità che noi abbiamo e che vogliamo continuare a implementare, migliorandola possibilmente. E abbiamo bisogno, e qui mi compiaccio del fatto che la platea è fatta di ragazze e di ragazzi, di studenti, ma anche presumo di giovani operatori già appunto impegnati sul campo, abbiamo bisogno di aumentare le occasioni di formazione, no, su questi ambiti e di collaborare attivamente a farlo. Poi sui temi più generali, no, del diritto alla pace, della non violenza, che noi rappresentiamo, perché anche così è scritto in statuto, non come un'opzione di diritto etico-morale, ma come una vera e propria scelta politica, scelta di campo, attorno alla quale appunto improntare tutte le nostre iniziative, no? Il ruolo che può qualificare meglio la politica e il profilo politico istituzionale del nostro paese è quello di una cooperazione vera, di una cooperazione internazionale che sa attivare dei percorsi virtuosi volti alla risoluzione di ogni conflitto attraverso forme diverse, alternative, di una guerra che affermiamo essere non solo l'orrore appunto della storia passata e ahimè del presente, ma del tutto inefficace, del tutto inefficace. E quindi appunto abbiamo un portale Pace e Diritti Umani, che è uno strumento operativo che mettiamo a disposizione e che cerchiamo di mantenere aggiornato grazie a una collaborazione stretta, per esempio con l'università. Abbiamo moltissimi accessi a questo strumento, lo facciamo anche qui in collaborazione con gli enti locali, col sistema delle nostre ONG, no? Le organizzazioni non governative, col forum del terzo settore e con tutti coloro che vogliono appunto comunicare utilizzando gli strumenti appunto della democrazia digitale. Proprio perché sul tema anche delle democracy, no? E sull'impegno a sostenerla come progettualità innovativa, ma finalizzata a dei contenuti e anche a degli obiettivi chiari e precisi, appunto vogliamo mettere a disposizione delle risorse. Ecco, e quindi è tutti noi insieme che possiamo decidere che ruolo giocare, che tipo di efficacia appunto assumere e che senso dare al nostro esistere, per esempio, come istituzioni locali, d'ora in poi. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie. Ringrazio Monica Donini per le sue parole, per gli inviti che ci ha rivolto ed anche per i possibili collegamenti tra i livelli sia internazionali, nazionali e regionali che ha individuato. Do ora la parola per il suo saluto a Paolo Rebaudengo, assessore all'istruzione e alla formazione per la provincia di Bologna. Buongiorno a tutti. Mi fa davvero molto piacere portare il saluto dell'amministrazione provinciale, della sua presidente Beatrice Draghetti, che in quanto anche ex assessore provinciale all'istruzione è molto legata a questi temi, ha sostenuto molto il CDLEI e mi ha pregato di portare il suo affettuoso saluto a questa assemblea di giovani, in gran parte studenti. È davvero molto bello che siate presenti così numerosi a questo importante incontro. Voglio anzitutto ringraziare Miriam Traversi per il lavoro che ha svolto nell'organizzazione di questa giornata. Ringrazio Antonio Roversi e Antonio Genovese del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna
e in particolare ringrazio Matilde Callarigalli, che ho il piacere di incontrare abbastanza frequentemente in tante occasioni, tra le quali credo che la più gradevole per me è quella del Comitato Scientifico di Schermi e Lavagne, anche quello un luogo di crescita culturale, interculturale, rivolta ai più piccoli. Voglio in particolare poi ringraziare Gabriella Germandi, che svolgerà un suo intervento al termine di questa giornata. Anche lei è una lavoratrice emigrata, lavora nell'amministrazione provinciale ed è animatrice di un importante sito online letterario che dà voce ai migranti, si chiama Il Ghibli, è anche bello questo titolo, no? Questo vento che è in grado di portare milioni e miliardi di granelli di sabbia dall'Africa fino ai nostri territori. Ho avuto il piacere di accompagnarla qualche tempo fa a ricevere un premio da Dario Fo a Milano, al Piccolo Teatro, e dove ha avuto un riconoscimento per questa sua attività, che forse non è conosciutissima oggi sempre di più, perché attraverso la possibilità che viene data ai lavoratori migrati presso di noi di esprimersi nelle lingue che desiderano, nella lingua del paese che li ospita come nelle loro lingue, di dare voce attraverso espressioni letterarie, credo che si possa fare un lavoro importante, interessante. Nel nostro territorio provinciale, se mettiamo insieme le persone che sono arrivate dal di fuori, noi oggi avremmo la città più importante della provincia dopo Bologna, avremmo una città di oltre 60.000 abitanti, quindi sarebbe la seconda città dopo Bologna. E alcune di queste comunità hanno raggiunto una dimensione, ciascuna delle quali potrebbe davvero dar vita a una cittadina. Basti pensare che ci sono della comunità del Marocco, sono 12.000 le persone, che sono 5.000 ciascuna le comunità degli albanesi, dei rumeni, delle Filippine, della Tunisia, sono 3.000 i cittadini e le cittadine del Pakistan, della Cina, e parliamo delle persone che sono regolarmente residenti nel nostro territorio. Di queste persone ce ne sono parecchie che svolgono attività lavorative, ci sono imprenditori, c'è una realtà insomma molto variegata, ma per far riferimento alle attività che vengono svolte dall'amministrazione provinciale voglio far riferimento a quelle dell'assessorato al lavoro e in particolare quelle attività che sono rivolte alle persone in cerca di lavoro. Sono oltre 8.000 oggi le persone straniere che hanno perso il lavoro e che ne stanno cercando un altro e devono farlo in fretta per evitare il decreto di espulsione. Rappresentano il 20% di tutte le persone che nella nostra provincia cercano lavoro, ma ci sono poi svariate altre attività che vengono svolte dall'amministrazione provinciale, a partire dall'osservatorio sull'immigrazione alle attività per l'inclusione nella scuola, a quelle del supporto alla transizione dalla scuola al lavoro. Vorrei citare poi il Collegio di Cina, perché il Collegio di Cina rappresenta un esempio significativo di collaborazione tra l'università, il prorettore Roberto Grandi e l'animatore di questa importante, oggi ormai consolidata istituzione, anche se soltanto al secondo anno di vita, e vede l'amministrazione provinciale insieme al Comune di Bologna, insieme alla Camera di Commercio, alla Regione, ad associazioni imprenditoriali
e questo ha creato questo luogo di incontro culturale, interculturale, ed è riuscito a far sì che questi studenti che vengono dalla Cina, oggi inseriti nell'Università di Bologna, abbiano trovato il modo non solo di incrociarsi con la comunità cinese residente a Bologna, ma con gli studenti bolognesi che studiano cinese, sono ormai 250, e quindi si è creato questo scambio anche interculturale davvero importante. E mi piace citare poi due aspetti perché danno l'idea di quanto ci siano all'interno di questa realtà situazioni le più disparate. Da un lato situazioni davvero difficili che costituiscono oggi uno vero e proprio scandalo in un territorio come il nostro. Si pensi a quanto è stato raccontato dai giornali, ma non so quanta attenzione sia stata dedicata, che è quella delle donne magrebine che di notte sono state trovate a lavorare all'interno di un'azienda metalmeccanica, la ATLA, la quale, approfittando delle difficoltà, delle ispezioni in luoghi non centrali e in ore, diciamo così, quelle in cui è più difficile che gli ispettori arrivino, e attraverso una somministrazione illecita di manodopera, attraverso quindi una cooperativa spuria, utilizzavano queste donne con un sottosalario e in condizioni del tutto illegali. Lo dico come esempio, ce ne sarebbero tanti altri, non voglio portare via troppo tempo. Allo stesso tempo voglio citare le 4.000 imprese che oggi sono gestite da immigrati. Sono il 7% del totale, ma sono il 14% di tutte le imprese dell'edilizia della nostra provincia e il 10% del manifatturiero. Voglio poi citare quanto sia importante il tema della storia per quanto attiene al lavoro che deve essere svolto per il superamento delle barriere culturali. Voi forse sapete che dopo 2 anni di lavoro, l'anno scorso è stato adottato un testo unico di storia in Francia e in Germania. Ed è stato un lavoro molto difficile. Immaginate quanto sia difficile poterlo fare mettendo insieme storie di popoli che sono in conflitto, che sono oggi in conflitto. E grazie anche al CDLEI è stato portato qua da noi quel libro che si chiama La storia dell'altro, che è un manuale di storia per le scuole israeliane e palestinesi, con 2 narrazioni, 2 verità che corrono parallele nelle stesse pagine. Nell'edizione italiana ha avuto una prefazione di Walter Veltroni, il quale dice: insieme con coraggio individuale e intelligenza collettiva si comincia a bonificare uno dei campi minati più pericolosi per il percorso di pace, che è quello della storia. Il 2007 sarà l'anno europeo delle pari opportunità, e anche questo, che di solito viene visto come pari opportunità, come fatto di genere, che certo è l'elemento forse il più importante, ma non è il solo, tant'è che questo anno europeo delle pari opportunità vede l'esigenza di promuovere una società solidale, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi, la violenza. Infine vorrei citare uno scritto
di Laura Boella, che insegna filosofia morale all'Università Statale di Milano. Mi piace citarla anche perché è stata una mia compagna d'infanzia. E in un recente scritto che si intitola Sentire l'altro, dice: c'è uno scarto profondo tra il dato oggettivo dell'infinità di scambi sociali in cui siamo giornalmente coinvolti e l'esperienza del singolo. La pluralità, l'essere insieme e dispersione e disparità, un incrociarsi di mondi privati a partire dai quali occorre istituire sempre di nuovo il senso dell'essere in comune, così come dell'essere in relazione, secondo il significato più profondo dell'idea di politica di Hannah Arendt. L'empatia è l'atto attraverso cui ci rendiamo conto che un altro, un'altra, è soggetto di esperienza come lo siamo noi, vive con sentimenti ed emozioni, compie atti volitivi e cognitivi. Capire quel che sente, quel che vuole e pensa è elemento essenziale della convivenza umana nei suoi aspetti sociali, politici e morali, ed è la prova che la condizione umana è una condizione di pluralità. Non l'uomo, ma uomini e donne abitano la terra. Infine, e chiudo davvero, mi piace ricordare che qualche settimana fa Mona Hatoum, artista, ha avuto un riconoscimento come premio Furla per l'arte del 2007 con un'opera intitolata On Mobility, sulla mobilità. E nel ricevere questo riconoscimento, Mona Hatoum ha spiegato che l'epoca in cui viviamo è caratterizzata in vari modi dal viaggio e dalla mobilità. Ci sono uomini e donne d'affari che girano il mondo per scelta di vita. C'è una mobilità che è altrettanto tipica della nostra epoca, che è l'esodo, l'evacuazione di intere popolazioni in seguito a guerre, a tumulti, a carestie, a disastri naturali o a esigenze economiche. Una mobilità forzata che produce la perdita di radici e di una casa per un numero enorme di profughi e di rifugiati. Ma il tema della mobilità lascia intuire anche un messaggio che va oltre il fenomeno dello spostamento fisico, ma rinvia alla mobilità del pensiero, a quello spostamento continuo di concetti, di modelli, di paradigmi necessari per operare e vivere dentro un mondo sempre meno statico, per ridisegnare concetti entro nuovi spazi mentali, ed è ciò che rappresenta la risorsa fondamentale di ogni uomo, e di ogni donna. Grazie e buon lavoro. Ringrazio l'assessore Ribaudengo e il professor Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, alla quale tra l'altro dobbiamo il contributo economico per questo nostro convegno, oggi è malato. Allora io chiamo il professor Gianmario Anselmi in sua rappresentanza. Grazie, un bel saluto a nome del presidente della Fondazione Cassa, che comprerebbe c'è una avuto influenza, professor Roversi Monaco, che mi ha incaricato di solo salutare i tanti amici che è qui, che sono gli organizzatori stessi del convegno e le autorità presenti, ma con suo compiacimento per l'iniziativa che del resto la Fondazione, appunto per la sua fondatezza culturale e l'importanza dei temi che affronta, ha deciso di finanziare. Come voi sapete, come immaginate, come sanno bene anche i colleghi e gli amministratori più presenti, le fondazioni sono molto premute oggi da richieste di interventi nel campo culturale, sociale, formativo, proprio per le necessità di sussidiarietà che esistono tra vari soggetti in campo in un momento così difficile per le finanze pubbliche. È evidente che l'erogazione di contributi e di finanziamenti da parte di fondazioni
come di altri soggetti, deve avvenire all'interno di progetti fondati, che abbiano un certo percorso e che si radicano nella società e nel mondo in cui operiamo. Quindi non erogazioni così perché vadano in direzioni, ma erogazioni che siano legate alla finalizzazione di progetti importanti. Credo che questo sia uno di questi ed è nostra intenzione, credo, di dire a nome anche del Consiglio di Amministrazione e al Presidente, proseguire nell'incoraggiare sperimentazioni, ricerche, appuntamenti come questo che sono così nel punto caldo della nostra società, ovviamente non solo bolognese, ma parliamo di tematiche, come veniva ricordato adesso, di portata generale, globale, quindi o come preferirebbe dire la Spivak, planetarie, insomma, dimensioni che vanno ben al di là degli schemi che noi notoriamente abbiamo. Quindi credo che sarà il nostro impegno di fronte a progetti e iniziative che dovessero scaturire, proseguire, che già si sono consolidate con tutti gli amici, i colleghi, le autorità che presenti, lavorare ancora in questa direzione. Aggiungo, mi metto in un attimo in un'altra parte, io sono anche direttore del Dipartimento Italianistica, dove con alcuni colleghi del mio dipartimento e con colleghi di Scienza e Formazione di altri gruppi e in particolare con la provincia abbiamo elaborato un progetto, insieme alla Associazione Extra, che tende a valorizzare i prodotti letterari dei migranti. Cioè l'idea che c'è già una generazione di migranti che sta esprimendosi su testi letterari di notevole interesse e originalità, e quindi è già anche questa una forma di attiva partecipazione culturale, di superamento anche attraverso le forme dell'arte, di barriere che spesso ideologiche, culturali, economiche, che spesso così tragicamente segnano i nostri tempi e le divisioni tra le genti. Quindi credo che anche questo piccolo contributo che qui da Bologna, come spero in altre realtà e come altri stanno tentando di fare, possa andare in questa direzione. Quindi ancora i miei saluti, buon lavoro a tutti, e ascolteremo sicuramente con interesse l'intera giornata di lavoro. Grazie. Grazie per i loro saluti, quanti sono intervenuti, e chiamo qui al tavolo Emanuele Fiano, Paolo Cacciari e Ruba Sali, con i quali cominceremo questa nostra giornata di seminario, di lavoro. Io volevo osservare che c'è un aforisma che a me sembra molto inquietante, che dobbiamo a uno storico latino, a Tacito, il quale diceva, ci ricordava, che l'essere umano crea il deserto e poi lo nomina pace. Ecco, mi sembra che noi continuiamo a costruire delle paci instabili su dei deserti che sono stati causati da dei conflitti che hanno rotto completamente le regole della guerra che fino a metà del XX secolo. E questi conflitti vedono lo scontro di gruppi religiosi, di gruppi politici, di gruppi etnici, e vedono il coinvolgimento di civili in numero sempre maggiore. E questi civili vengono torturati, vengono uccisi, vengono portati, accuditi, portati fuori dai territori, dai loro territori, accuditi non come individui, ma come corpi, come numeri. Io ricordo l'impressione che mi fece qualche anno fa, visitando un campo di rifugiati cambogiani nel nord della Thailandia, un contadino cambogiano, il quale mi disse, mio figlio non mi ha mai visto lavorare in una risaia, crede che il riso venga dai sacchi di juta e l'acqua dalle bottiglie di plastica che provengono dalla Francia. Tra l'altro mi sembra che nella contemporaneità emerga anche un altro aspetto inquietante dei conflitti, sui quali mi piacerebbe richiamare l'attenzione, cioè proprio dei conflitti internazionali, cioè quello della guerra umanitaria, l'intervento armato per scopi umanitari. Io volevo citare un autore, Danilo Zolo, che ricordando Proudhon dice che quando si dice umanità, ricordarsi che si cerca spesso di ingannare il lettore.
E Zolo aggiunge che la qualificazione della guerra come intervento umanitario è un tipico strumento di autolegittimazione della guerra da parte di chi la sta conducendo. Ora io non vorrei assolutamente apparire e proporre una lettura essenzialista del conflitto, cioè come qualcosa di innato nella natura umana, ma neanche mi piace neanche non contrapporre a questo un pacifismo che sia ideologico e che sia romantico o pre-romantico, ma vorrei richiamarci ad un'attitudine critica, ad un invito alla prudenza quando si invocano il diritto dovere di ingerenza e di conseguenza quando si danno frettolose giustificazioni della guerra come veicolo veloce per l'esportazione dei diritti umani e della democrazia. Io tra l'altro vorrei anche ricordare un pensatore, Giorgio Agamben, il quale parla dello stato di eccezione e ci dice che lo stato di eccezione è oggi un paradigma di una nuova forma, che in realtà è di una formula di governo globale e che tra l'altro diventa un punto di non equilibrio tra il diritto da una parte e la politica dall'altra, che fa sì che si congiungano insieme delle categorie che invece andrebbero disgiunte, come l'esportazione dei diritti umani universali o della democrazia e dall'altra le procedure di controllo e le procedure di sicurezza, il globalismo giuridico e dall'altro lo stato di eccezione come norma stabilizzatrice. È uno stato di eccezione che viene perennemente invocato. C'è stato qui un richiamo anche al fatto della... l'assessore Virgilio ci ha ricordato il tema della povertà. Ecco, io credo che le regole universalizzanti inducano proprio a dimenticare quella che è stata definita la violenza strutturale. È la violenza strutturale che è alla base dei conflitti e per violenza strutturale si intendono le forme, le vecchie, le nuove forme di schiavitù, si intende la violenza sui gruppi deboli, si intende la diseguaglianza di fronte ai diritti, ai diritti fondamentali che sono il diritto alla salute, sono il diritto all'istruzione, alla qualità della vita. Ecco, io credo che queste siano le basi da cui partire e non quelle di dimenticarle molto spesso in parole che sono più retoriche che non reali. E mi sembra che sia proprio l'articolazione di questo convegno ci richiami proprio a cercare di identificare delle cause che sorreggono l'esistenza e il dilagare di questa violenza strutturale. L'invito mi sembra che sia proprio quello di rivolgersi ad una sorta di artigianato delle pratiche locali. Adesso ho voluto fare questa premessa perché mi sembra che sul tema del conflitto sia molto importante ritornare ad un'analisi molto precisa e disarticolare il tema generale nei suoi contesti. Ma io sono sicura che i nostri relatori sapranno darci questa dimensione. Do la parola a Emanuele Fiano, che è deputato dell'Ulivo. Il suo lavoro lo ha visto impegnato su temi che sono tutti, a mio parere, collegati col tema del convegno, da quello dello sviluppo del territorio e dell'ambiente fino a quello della convivenza multiculturale. Tra l'altro mi sembra che abbia anche favorito l'istituzione di una giornata contro la pena di morte. Volevo ricordarlo perché mi sembra una nota molto importante. Buongiorno. C'è una voce che chiama da lontano nel tempo e da vicino geograficamente. In quell'assolo di clarinetto con cui ha avuto inizio uno dei brani molto belli che abbiamo ascoltato prima. È la voce del vento che soffia sul mare Mediterraneo nel quale anche noi ci bagniamo. Forse è la voce di un muezzin al Cairo, ad Algerio, a Gaza. Forse è lo shofar, il corno ebraico che richiama i fedeli alla conclusione del giorno dell'espiazione.
Forse è un canto gregoriano in una chiesa cristiana in qualcuna delle capitali del mare di mezzo nel quale ci bagniamo. Forse è la voce di un pianto che grida dalle ceneri di Auschwitz o dall'eccidio di un'autobomba a Baghdad, dove si scontrano sciiti e sunniti, o dal sud del Libano, dove si scontrano cristiani, maroniti e islamici, o forse un grido di dolore dalla guerra dei Balcani che fu qualche anno or sono tra serbi e croati, oppure il pianto inconsolabile di una madre di Gaza o di Tel Aviv. Comunque sia, quel suono è la somma di molte storie vicine. Io credo che il tema di oggi sia l'altro. L'altro che siamo noi, perlomeno nella misura in cui noi non concepiamo, ognuno di noi, la nostra identità come elemento fisso nella storia che va difeso dalla storia di nuove relazioni interculturali. E siccome io penso che l'altro siamo noi, in un altro momento della nostra storia, certo sapendo che ogni episodio della storia di sé per sé è unico, siccome l'altro siamo noi, e nessuno di noi probabilmente, a meno di patologie, vorrebbe violentare se stesso, fare violenza a se stesso, la strada della non violenza è prima di tutto il percorso del riconoscimento dell'altro a partire dal riconoscimento di noi stessi. A prendere in mano un testo talmudico, il Talmud è il principale commentario ebraico dell'Antico Testamento, a prendere in mano oggi un testo talmudico, noi osserviamo nella grafica di questa pagina antica, sinotticamente, la sovrapposizione di tre strati di testi. Il primo, quello che occupa il corpo centrale della pagina, databile intorno ad un periodo che sta tra il primo secolo avanti Cristo e il sesto secolo dopo Cristo. Il secondo, che corre intorno al primo, li fa da cornice in senso orario, che consta di commenti al primo commento, databili tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo. E infine un terzo gruppo di testi posti agli angoli di questa pagina, agli angoli del testo scritto, e che arrivano fino al diciassettesimo secolo. Accanto a questi testi rimane un margine bianco considerevole. La cultura ebraica, dalla cui descrizione io vorrei partire oggi, e l'ebraismo è, per la mia opinione, esattamente quel margine bianco, ovvero la possibilità e la plausibilità di aggiungere altri testi, di continuare il testo. E soprattutto è la possibilità che chiunque, dotato di una conoscenza culturale, testuale, precedente, e dunque in grado di inserirsi in una catena del commento, possa mandare avanti la staffetta della storia, come ha detto in questa per me mirabile descrizione Davide Bidussa. Un dibattito culturale che affronti oggi con la necessaria profondità, con lo spazio di una riflessione seria, la questione del dialogo, della convivenza e della non violenza, non potrà non affrontare il quesito sull'identità culturale di coloro che devono essere dialoganti, sull'identità culturale di coloro che debbono disporsi al dialogo. Oggi il tema dell'identità culturale delle persone, attraversato profondamente dall'influenza del fenomeno dell'interculturalità, si pone come analisi di una riconoscibilità sempre mutevole, cangiante, in divenire del carattere identitario del singolo e dei popoli e dei gruppi, esattamente come quel margine bianco sempre aperto nella pagina del Talmud ebraico. Ma utilizzando ancora la metafora della pagina del Talmud, forse la domanda che dobbiamo farci, l'identità ebraica, io uso oggi questa
metafora per parlare appunto dell'altro, e arriverò alla fine per l'appunto a parlare di questo, è dunque ricollegabile solo ad un'attenta lettura anche collocata nella storia, storicizzata, dei testi vetero-testamentari dell'Antico Testamento? Io penso di no. Penso che l'identità ebraica non sia solo quello che noi possiamo leggere in testi antichi che attraversano un corso molto lungo di secoli. Gli ebrei non si sono mai definiti solo in relazione ad un credo religioso. A questo va infatti aggiunto il fatto che gli ebrei si sono definiti come un popolo con delle regole, con una produzione legata alla propria identità culturale, che si costruisce attraverso pratiche culturali, testuali, materiali, immateriali, rituali e intellettuali. Vi è dunque un apparato religioso che definisce questa identità, ma non solo. È un insieme di pratiche rituali, normative, pragmatiche, comportamentali. Ma non è solo un insieme di norme comportamentali, non è solo un galateo comportamentale. È la costruzione nel tempo, io do molta importanza a questo termine, nel tempo, come un'azione che è infinita, di una identità culturale. Questa identità culturale, ovviamente io parlo di questa identità, ma è un discorso che io generalizzo, perviene da un costante corpo a corpo combattimento con la storia e con gli altri gruppi umani con cui questo popolo, il popolo ebraico, ha combattuto o convissuto, rispetto ai quali si è aperto oppure si è nascosto, in mezzo ai quali si è confuso, assimilato, oppure è stato rinchiuso, oppure nell'ultima sua importante esperienza storica si è riconosciuto come nello Stato di Israele. La forza di un'identità considerata immutabile è stata la sua capacità di relazione, di ibridamento, di rimescolamento, di riscrittura di alcune delle proprie convinzioni. A giudicare da questa testimonianza della storia ebraica, nella storia si resiste se si viene a patti, se si rifiuta il confronto con gli altri, se si rifiuta il confronto con la storia, se ci si fossilizza, il destino è la scomparsa. Gli ebrei non sono lo stesso soggetto storico statico che intorno al XIII secolo avanti Cristo attraversò il deserto per giungere dall'Egitto in Israele. Non solo perché nel tempo si sono mescolati, ibridati, trasformati, ma anche perché la produzione normativa, lo status, il corpus dell'identità ebraica è frutto di esperienze e di riflessioni, ognuna specificamente storicizzabile. E non sarà forse così ricordato il tempo in cui viviamo, proprio il tempo dell'oggi, la nostra contemporaneità, in cui le culture laiche e le culture religiose di tutti sono quotidianamente interrogate da domande anche fortemente nuove sulla vita e sulla morte, sui temi a cui ci porta lo sviluppo della scienza e della tecnologia, che chiedono alle culture laiche e a quelle religiose di mettersi costantemente a confronto con nuove domande, un tempo in cui cambiano le domande e cambiano spesso le risposte. Cioè noi non stiamo vivendo proprio anche oggi un momento in cui percepiamo il divenire anche delle culture identitarie che apparirebbero nella storia più fisse. E che cosa ci dice forse ancora oggi, alla luce di questo brevissimo excursus che ho voluto fare per dare avvio a questa mia breve riflessione, l'immagine di quella pagina del Talmud di cui parlavo all'inizio, che non ha al centro un testo, ha al centro un dibattito, un commento, ovvero la capacità di costruire, di individuare il senso del proprio mandato, di non dimenticare mai il proprio rapporto con la storia.
L'identità dunque, perlomeno questa è la mia riflessione, da offrire ad un dialogo tra culture diverse non è un dato, ma è un risultato. È il risultato di un continuo confronto con la storia. Le identità che non si danno al confronto con la storia sono identità destinate a morire. Il termine di per sé dell'identità, pur richiamando il principio di eguaglianza, cioè qualcosa in cui riconoscersi perché si è uguali, afferisce in realtà all'insieme delle pratiche della differenziazione, come peraltro già qui stato ricordato stamattina, a quelle della differenziazione e a quelle del senso di appartenenza. Forse per giungere al tema proprio del convegno, al tema del conflitto, al tema della convivenza, va osservato che l'identità, rivendicata unicamente come orgoglio e non come atto di libertà, produce disastri. È l'idea di un'identità assunta come classificazione perpetua, segno anche esteriore che rifiuta la storia come divenire nel tempo in nome di un'idea assoluta cui ci si deve conformare. È il dramma di una parte del dramma dei cosiddetti ismi del secolo scorso e anche in questo inizio di nuovo secolo il dramma dei fondamentalismi, un'idea fissa dell'identità culturale non aperta al divenire, che non ricerca il confronto, la relazione, che non punta ad una mescolanza, ad un arricchimento. In genere, quando ci troviamo di fronte a fenomeni di neonazionalismo etnico, di riscoperta di tradizioni o di invenzioni di queste tradizioni, si pensi per tutte, per fare un esempio molto di basso livello, alle invenzioni delle neoreligioni pagane, del Po, dell'Ampolla, eccetera, eccetera, della Lega. Ecco, quando ci si trova di fronte a queste invenzioni di tradizione, o comunque a riscoperte di neonazionalismo, di neoetnicismo, di riscoperte esaltate del proprio arcaico, io penso che vuol dire che stiamo pericolosamente percorrendo i percorsi di un'ansia di identità che nasce come una rifondazione dell'appartenenza e che rischia di degenerare in ideologie di esclusione, e rischia di degenerare in ideologie di razzismo, e rischia di degenerare nella violenza. Il secolo scorso, iniziato come secolo dell'universalismo, si è chiuso, e questo secolo nostro si apre, con l'idea del conflitto di civiltà e con l'immagine per troppe persone che l'interculturalismo, il multiculturalismo siano di per sé un pericolo, un male, e che dunque occorra andare a ritrovare se stessi nelle cave profonde della propria identità, esaltando la propria immutabilità storica e la propria appartenenza all'origine. È dunque con questo spirito che io guardo all'oggi e a quel teatro di molte e troppe tragedie che è il mondo contemporaneo e che ha un centro drammatico nella vicenda del Medio Oriente, in particolare nel conflitto tra israeliani e palestinesi, ma non solo purtroppo, tra i molti conflitti che percorrono e insanguinano il vicino Oriente, da quelli locali a quelli con grande e terribile legame con vicende internazionali, come sono le diverse guerre che lì si stanno svolgendo e quella dell'Iraq prima di tutto. Io penso, per venire appunto all'ultima questione, quella specifica del conflitto medio orientale, che nessuna soluzione a quel conflitto verrà lì da una esaltazione della propria immutabile identità come premessa di un proprio immutabile diritto. Nel conflitto medio orientale, esattamente ripercorrendo quell'assioma che perlomeno io ho, e cioè che l'altro siamo sostanzialmente noi, si scontrano due diritti e non un diritto ed un torto.
diritto, in questo caso del popolo palestinese, ad avere un proprio Stato libero, autonomo, indipendente, e il diritto dello Stato di Israele ad esistere liberamente ed autonomamente. Israeliani e palestinesi e la loro condizione è certamente il frutto della storia, ma è il frutto anche amaro di errori compiuti in entrambi i campi, errori drammatici di orgoglio identitario, diciamo così. E oggi io penso il tavolo del dialogo, perché questo è il tema di oggi, passa in quel campo dall'esaltazione della politica come pratica di riconoscimento dell'altro nella direzione dell'interesse di tutti. C'è un tassello che io vorrei aggiungere alla questione della politica come unico terreno possibile di confronto in contrasto al terreno dell'esaltazione etnica o di quella religiosa. Bisogna esaltare il carattere laico della contesa, così come laica è stata l'esperienza fondativa di Israele e del sionismo e laica l'esperienza della crescita nazionale palestinese. Laicità, come dice un saggio molto bello come di Stefano Levi della Torre, come tentativo di fondare il vero sul reale e non il reale sul vero rivelato, come vorrebbe la religione, come ricerca dell'oggettività nella realtà esteriore, mentre la religione la ricerca unicamente nella rivelazione che viene dall'esterno. In quel territorio sanguinante c'è bisogno di una grande capacità di tirare fuori il vero, e cioè il terreno del confronto, il terreno del compromesso e della rinuncia, dal reale. In quella terra che fu esaltazione della rivelazione divina per tutte e tre le religioni monoteistiche, noi oggi percepiamo l'esplosione del reale. In quella che è ancora terra di concentrazione di religione, noi dobbiamo aspirare ad una grande capacità laica di risposta allo scontro tra identità. C'è un mirabile discorso che David Grossman, scrittore israeliano pacifista, ha pronunciato sabato 19 agosto di quest'anno in memoria del proprio figlio Uri, ufficiale carrista dell'esercito israeliano morto in Libano nella guerra tra israeliani e Hezbollah. Dice David Grossman, un discorso che io vi consiglio, di drammatica capacità, diciamo, di realismo in un momento così terribile. Dice il padre al figlio morto: nel nostro mondo a pezzi è crudele e cinico, non è tosto avere dei valori o essere umani o sensibili al malessere del prossimo, anche se quel prossimo è il tuo nemico sul campo di battaglia. Ma io ho imparato da Uri che si può e si deve essere sia l'uno che l'altro, che dobbiamo difendere noi stessi la nostra anima, insistere a preservarla dalla tentazione della forza e da pensieri semplicistici, dalla deturpazione del cinismo, dalla volgarità del cuore e dal disprezzo degli altri, che sono la vera grande maledizione di chi vive in un'area di tragedia come la nostra. Uri aveva semplicemente il coraggio di essere se stesso, sempre, in ogni situazione, di trovare la sua voce precisa in tutto ciò che diceva e faceva, ed era questo a proteggerlo dalla contaminazione, dalla deturpazione e dal degrado dell'anima. Forse è impossibile aggiungere altre parole a queste così cariche d'amore di un padre che seppellisce un figlio. Il dialogo e la convivenza sono l'esercizio più completo del riconoscimento dell'altro come uguale e diverso contemporaneamente. La forza non orgogliosa, diciamo non troppo orgogliosa, perché poi io sono orgoglioso della mia identità, ma bisogna che questo orgoglio non diventi arma di ferita, di stare nella storia come terreno del divenire nostro e dell'altro, può portare a miracoli laici di convivenza.
In Israele e in Palestina si scontrano due diritti, ed è stato detto questo molte volte, e anch'io lo credo. Mai come in questo tempo dobbiamo essere in grado di scoprire noi stessi nell'altro, mai come in questo tempo scoprire se stessi nell'altro può condurci a salvare il mondo dalla propria catastrofe. Grazie.